Siamo arrivati, siamo da un quarto d'ora nel traffico, no, quarto d'ora no, 10 minuti, 10 minuti nel traffico. Che vuoi dire qualcosa? No. Che vuoi dire? Va bene così. Va bene così. Yeah, abbiamo fatto subito a venire fino a qua. Finita, siamo in macchina per tornare a casa, questo è il mio bottino, poi vi farò vedere in un video. È stata bella, solo che cioè, la maggior parte era tutta unghie, parrucchieri, infatti di trucco c'era ben poco, però comunque è stata una bellissima giornata, anche se super caotica. Abbastanza direi. Cosa? Abbastanza direi. Sei scocciato? Un po'. Yeah, che fa? Però se dovessi ritornarci non ci ritornerei, anche perché a livello di trucco c'è ben poco. Come vi ho detto, la maggior parte era solo unghie e parrucchieri, però comunque è stata una bella giornata. Adesso si va a casa e a dopo. Ora, la parte finale del video la sto registrando il giorno dopo, perché quando sono tornata dalla fiera ero veramente a pezzi e quindi non sono riuscita a registrarvi la parte finale per salutarvi. Però prima di salutarvi vi voglio far vedere velocemente le cosine che ho comprato in fiera. Volevo fare un video a parte, però dato che sono solo 3, 4, 5 cosine, ve le faccio vedere. Allora, questo è tutto quello che ho acquistato. Ho preso alla NYX, perdonatemi, non ho qui le bustine, comunque ho preso alla NYX questo rossettino qui della linea Macaron, che è il numero 12 ed è quello nero. Aspettate che ve lo apro, poi magari ve lo farò vedere indossato in qualche video, qualche mi preparo con voi o make up tutorial. È questo bellissimo rossetto nero qui, volevo da tantissimo tempo un rossetto nero e finalmente l'ho acquistato, perché se un pochettino mi conoscete sapete che io ho una vena dark e quindi questi colori mi piacciono tantissimo. Poi ho preso da Ribella, che è un marchio che io non avevo mai sentito, ho preso 3 cosine, in realtà io ne ho prese 2, però mi è stata regalata anche questa cipria e parto proprio da lei. È una cipria compatta che però, ragazze, è veramente molto scura, dalla telecamera sembra più chiara, ma è proprio il colore di una terra, e infatti anche piuttosto aranciata, quindi non posso utilizzarla né come cipria ma nemmeno
come terra da contouring, ma posso utilizzarla solamente come bronzer, quindi diciamo per dare un tocco di colore su tutto il viso, quindi utilizzarla in questo modo. E questa è la numero 03. Non avevo mai sentito parlare di questa azienda, però sono curiosissima di provare i loro prodottini. Quindi mi hanno regalato questa cipria, mentre io ho acquistato questi due prodotti, che sono rispettivamente un rossetto, questo è un rossetto matte, sempre Ribella, ed è il numero, aspettate, è il numero 10, ed è questo bellissimo rosso qui. È veramente bellissimo questo colore, anche questo ve lo farò vedere prossimamente in un video. E poi infine ho preso questo correttore in stick che mi serviva un correttore aranciato per coprire le occhiaie. Questo è il correttore occhi stick numero, aspettate, numero 02, numero 02, ed è appunto di questo colore qui. Aspettate un attimo, che è piuttosto aranciato, perfetto per coprire le occhiaie. Anche di questo vi farò sapere più avanti come mi ci sono trovata, e fatemi sapere se anche voi avete, se voi utilizzate questa marca e come vi trovate. Infine ho preso un balsamo labbra della linea Alchemilla al gusto di nocciotella. Ragazze, non potete capire il profumo di questo labello, cioè labello, scusatemi, no, labello no, perché è pieno di schifezze, di questo balsamo labbra. Però sono abituata a dire sempre labello, anche se si dice balsamo labbra. Comunque è veramente stupendo il profumo di questo prodotto. Sa proprio del gelato al gusto di nocciola, è magnifico il profumo. E quindi questi sono stati tutti i prodottini che ho acquistato. E niente ragazze, quindi questo è tutto quello che ho preso in fiera. Ho preso veramente pochissimo perché, come vi dicevo già, gli stand dedicati al make-up erano pochissimi e quelli che c'erano erano super affollati, c'era veramente tantissima gente alla fiera. Infatti diciamo che se dovessi ritornarci non ci ritornerei, perché comunque, a parte il fatto che la maggior parte degli stand sono dedicati alle estetiste, quindi non so, ricostruzioni unghie, smalti, prodotti proprio per le estetiste, e poi c'è troppa troppa gente, quindi non penso di ritornarci. Però comunque è stata una bella esperienza, ho preso un po' di cose giusto per provarle. E niente, io adesso vi saluto, vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!